Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rossonera, buon giovedì 12 marzo a tutti. Oggi vogliamo farvi un po' di cronaca, aggiornarvi su quella che è la situazione trattativa cessione Milan. Infatti vogliamo riportare un'indiscrezione. Secondo quanto risulta Fabio Santini, giornalista di 7 Gold, il fondo Elliott avrebbe ceduto il Milan al proprietario, quindi Bernard Arnault, del gruppo LVMH, uno dei gruppi Louis Vuitton. Per una cifra di 900 milioni di euro e secondo quanto risulta sempre a questo importante giornalista, si parla di un progetto molto ambizioso da parte di Bernard Arnault con l'ingresso e l'acquisto di giocatori molto importanti, di un parco giocatori dall'estero molto importante, vuole far tornare il Milan ai fasti di un tempo. Si è parlato anche di Messi, ma questa notizia non è priva di fondamento, semplicemente perché Messi non lascerà molto probabilmente mai il Barcellona, ha deciso di chiudere la carriera lì e di diventarne un simbolo. Perché il gruppo, però, il gruppo LVMH, questo lo diciamo una parte che vogliamo aggiungere a noi, perché il gruppo LVMH potrebbe essere fortemente interessato al Milan? Quindi mi ha riportato la cronaca, cioè un giornalista, insieme ad altri colleghi autorevoli, hanno parlato di questa possibile acquisizione da parte di Bernard Arnault, come ne hanno parlato anche Armani, come ne ha parlato Cavalli, come ne hanno parlato importantissime riviste come Forbes, come il Times, come l'Equipe. Quindi ci sono tante fonti che portano il Milan verso Arnault. Però noi vogliamo aggiungere quelli che sono, secondo noi, quattro motivi per cui il presidente del gruppo LVMH potrebbe essere interessato all'acquisto del Milan. Primo aspetto importante: vorrebbe entrare nel segmento, il gruppo, ma ad esempio Louis Vuitton, vorrebbe entrare nel segmento sportivo e fare concorrenza ai colossi come Adidas, come Nike, come Puma. Secondo motivo è perché Milano sta diventando sempre più la capitale della moda, un polo attrattivo economico, dove il 50% delle multinazionali italiane è presente a Milano e Milano genera il 10% del PIL nazionale. Quindi è un polo molto attrattivo dove potrebbe garantire ulteriore visibilità al suo noto. Ai suoi brand, al suo portafoglio di brand, e quindi potrebbe essere lì il punto cardine su cui costruire la strategia vincente del Milan e la strategia vincente per i suoi brand. Terzo motivo è lo stadio di proprietà. Il fondo Elliott, insieme a Gazidis, insieme al presidente Scaroni, sta lavorando assiduamente insieme al comune di Milano, insieme all'Inter per la realizzazione del progetto che andrà a costruire il nuovo stadio di Milano, che secondo quanto dicono gli addetti ai lavori, diventerà uno dei stadi più belli in giro per il mondo, in giro per l'Europa, e quindi anche questo è un fattore che può spingere il fondo Arnault ad acquistare il Milan. Quarto punto importante è che nel 2026 ci saranno le Olimpiadi, quindi un'altra diciamo, possibilità di attrazione nei confronti dell'Italia, quindi per un piano di sviluppo di medio-lungo termine, sicuramente giova diciamo, i possibili ingressi che ne derivano da quando si costituisce un'Olimpiade che coinvolgerà anche molto probabilmente il nuovo stadio del Milan. Perché ci sono state in questi mesi delle possibili smentite da Arnault? Allora, ci sono vari motivi per cui una persona che decide di acquistare una società di questo calibro, di questa portata, soprattutto a livello economico, possa decidere di non esporsi. Il primo è per evitare possibili oscillazioni di prezzo, ovvero potrebbero inserirsi dei possibili disturbatori che potrebbero fargli evitare il prezzo. Infatti, qui vogliamo parlarvi del presidente, il futuro presidente della Roma, Fredkin, che aveva provato, secondo fonti, ad acquistare il Milan per 1 miliardo di euro, ma il fondo Elliott avrebbe detto no. Probabilmente perché intanto le cifre non sono, secondo me, verificate, quelle di 1 miliardo di euro, perché per la Roma sta cercando di trattare in tutto e per tutto, quindi non penso che per il Milan abbia offerto così tanti soldi. E quindi
Ma soprattutto perché il fondo Elliott sta già trattando da vari mesi con, appunto, con Bernard Arnault, quindi c'è un contratto diciamo, esclusivo tra entrambe le parti, e quindi il fondo Elliott si riserva di trattare in questo periodo esclusivamente con Bernard Arnault, e soprattutto perché la questione stadio non è ancora stata chiusa, quindi bisognerà vedere quale sarà l'evolversi dello stadio, anche se c'è grande ottimismo, e soprattutto perché la stagione del Milan, seppur tutte le difficoltà legate agli aspetti tecnici, aspetti societari, soprattutto negli ultimi giorni, l'ultimo periodo, anche il coronavirus, il fondo Elliott non vuole destabilizzare ulteriormente, con voci di passaggi di proprietà, la rosa rossonera. Questi sono i motivi per cui noi vogliamo riportare, che abbiamo voluto riportarvi. Quindi, secondo quanto risulta a dei giornalisti, il Milan sarebbe stato ceduto a Bernard Arnault per 900 milioni di euro, che ci sarà un progetto importante. E sono questi 3-4 motivi che noi abbiamo citato, possono essere i fattori importanti che hanno portato Bernard Arnault a convincersi a investire sul Milan. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube Rubrica Rossonera.